buongiorno, abbiamo iniziato la settimana insieme e la concluderemo insieme. O meglio, in realtà oggi è l'ultimo giorno utile in cui posso vloggare e pensare di passare la maggior parte della giornata con voi, perché questo weekend di nuovo sarà un weekend della Formula 1. Quindi anche se non è proprio finita la settimana, ho pensato comunque di concludere l'ultimo giorno utile filmando un vlog. Oggi oltretutto sarà una giornata molto particolare, quindi non sarà un vlog casalingo come tutti quelli precedenti, perché appunto appena finisco di prepararmi partiremo subito in direzione Torino, perché ho in mente un po' di contenuti da filmare per tutti gli altri social e non so bene quanto tempo effettivamente riusciremo a passare insieme, però sinceramente ho iniziato la settimana così, è stata una settimana pazzesca, veramente bellissima, piena di tantissime novità e di cose belle, quindi non potevo non concluderla filmando. Tra l'altro oggi sembrerebbe per ora una bellissima giornata, che è diventata una cosa rarissima perché ho filmato tutti gli ultimi vlog quando c'era un tempo veramente poco stimolante, diciamo, quindi oggi secondo me sono tutte le condizioni e le premesse migliori perché ne esca un bel vlog, nonostante non sia particolarmente casalingo, che poi lo so, sono i vlog che noi preferiamo. Comunque appunto l'obiettivo della giornata è riuscire finalmente, perché vi dico, è da lunedì e spero di riuscire ad organizzare questa giornata, ma poi ci sono sempre novità o succedono sempre degli imprevisti e tra una cosa e l'altra appunto non sono ancora riuscita a filmare tutti i contenuti che avevo in mente e che appunto ho in mente da più di 10 giorni. Considerate che volevo già andare a Torino martedì, ma in realtà abbiamo fatto tutt'altro, ci sono stati un po' di imprevisti, un po' di cosine da risolvere. Mercoledì per fortuna ho avuto una super sorpresa che penso che vedrete settimana prossima, quindi tra una cosa e l'altra sono poi rimasta a casa. Giovedì mi sono venute mille idee diverse per i video di YouTube, quindi alla fine ho dato priorità a quelli e mi sono fermata a casa a filmarli. Oggi in teoria sono adesso le 8:10, sembra che la giornata per ora stia procedendo nel migliore dei modi, quindi è assolutamente meglio che io finisca di truccarmi e vada subito verso Torino, perché sennò può davvero, credetemi, succedere di tutto. Cioè, per farvi capire, è una settimana che succedono cose bellissime e cose veramente che sembrano a volte quasi irrisolvibili, per quanto sono impreviste e molto grandi. Però lo sapete come sono io, quindi cerco sempre di concentrarmi solo sulle cose belle. Semplicemente ho dovuto rimandare i piani perché sarebbe stato impossibile appunto dedicarmi al 100% a filmare gli altri contenuti, quindi quando è così sinceramente preferisco lasciar perdere e ricominciare quando poi ne ho l'opportunità. Cioè, considerate che la cosa quella, diciamo, meno importante e più risolvibile, diciamo la meno impattante, è successa anche ieri. Prima di iniziare a filmare tutti i video per YouTube, quelli che mi ero prefissata, volevo raccontarvi un aneddoto nelle storie, quindi mi posiziono il cellulare, mi metto lì e inizio a registrare queste storie. Beh, registro 5 minuti, cioè 5 minuti di storie è tanto perché non è un vlog, sono comunque dei frame molto piccoli, comunque registro questi 5 minuti, mi metto sul computer, li edito perché ovviamente mi ero interrotta, mi ero distratta, ha suonato il corriere, insomma tutte le solite cose, quindi dovevo assolutamente tagliuzzare le varie cose, però alla fine riesco a mettere insieme queste due storie. Morale della favola, faccio per importarle nel telefono e il telefono ha deciso di dirmi che la memoria è totalmente piena nonostante ci siano 340 giga liberi. Considerate che queste due storie pesavano forse 1,5 giga, perché comunque le registro in massima qualità e poi ovviamente tendo ad esportarle in qualità più alta. Ieri il telefono ha deciso di non collaborare e mi ha fatto la stessa cosa con video più corti che però appunto volevo pubblicare sugli altri social, quindi di nuovo ci sono dei problemi con il nuovo iPhone e oggi spero di ricevere una risposta anche in questo senso, perché tanto appunto per registrare i contenuti andremo direttamente alle gru e lì c'è l'Apple Store, quello dove ormai ho passato praticamente tutto l'autunno e andrò a chiedere anche questa cosa. E in tutto questo mi sono anche prefissata di filmare un altro video sempre per YouTube che assolutamente non toglierà tempo al vlog, perché è qualcosa di totalmente diverso che nel vlog secondo me non avremmo neanche preso in considerazione. Quindi in sostanza è una giornata bella strong, mi sono prefissata di fare tantissime cose proprio perché poi nel weekend sicuramente non è che non avrò tempo di farle, ma vorrò dedicare del tempo appunto anche alle altre mie passioni, visto che effettivamente me l'avete già scritto, quindi lo so anch'io e ci sto facendo caso. Però effettivamente in queste ultime 2 settimane ho dedicato di nuovo tantissimo tempo ai miei social, quindi
almeno nel weekend, secondo me, è giusto mettere via la videocamera e dedicarmi anche a tutto il resto per evitare di cadere in errori del passato. Ho appena finito di truccarmi e ovviamente mi sono dimenticata di preparare la pochette mentre mi truccavo. Però rimediamo subito, voglio portare con me qualche prodotto perché sicuramente, dovendo filmare tanti contenuti, avrò bisogno comunque di un po' di ritocchi. Spero veramente di essermi ricordata tutto, perché sapete che preferisco assolutamente preparare la pochette mentre mi sto truccando, perché almeno sono sicura di avere con me i prodotti che ho utilizzato per realizzare il make up. Farla dopo non è mai una buona idea. Però ho ricontrollato un paio di volte, quindi incrociamo le dita, adesso mi cambio e poi finalmente andiamo, così facciamo anche colazione, che sono realmente affamatissima, ma volevo assolutamente aspettare di arrivare in autogrill. Alla fine vado con i jeans di Zara, questi qui li amo, sono quelli che avevo preso la prima volta che sono stata in Spagna, e li abbino con questa maglia di Dior. Per ora mi sono vestita così e mi convince assolutamente, però guardando il meteo ho il dubbio che potrebbe venirmi caldo, quindi mi porterò comunque una maglietta a maniche corte, perché danno 20 gradi a inizio pomeriggio, diciamo all'ora di pranzo barra inizio pomeriggio, e un'altra maglia che mi servirà invece per cambiarmi quando dovrò filmare l'altro video. Però intanto parto vestita così e preparatevi a diversi cambi outfit anche in questo vlog. Come accessori invece vado ad utilizzare questi orecchini nuovi che ho appena preso su Amazon e che sicuramente avete già visto anche nelle mie storie. A forza di vederli in giro mi sono fissata anch'io. Oltretutto sono fantastici perché sono belli grandi ma anche super leggeri. Secondo me tra l'altro sono carinissimi da abbinare con qualsiasi outfit, sia magari un pochino più elegante che più sportivo come il mio di oggi, perché in realtà non è assolutamente un outfit elaborato, anche perché l'importante è che sia comoda. Viste tutte le cose che mi sono prefissata di fare, ma tanto vedremo a fine giornata quante effettivamente sarò riuscita a farne e quante no. In realtà avrei un sacco di altre novità che piacciono particolarmente anche a Moiki da farvi vedere, ma direi che andiamo e ve le mostro appena torniamo. All'alba delle 9 siamo ufficialmente partiti, però siamo diventati bravissimi perché avevamo già messo benzina, quindi l'unica tappa che faremo tra pochissimo, e aggiungerei per fortuna, è la tappa autogrill. Finalmente tappa autogrill, non potete capire quanto mi era mancato potervelo dire in un vlog. Abbiamo fatto un mega rifornimento, brioche alla crema che è diventata una delle mie fisse dell'ultimo periodo. Poi abbiamo trovato anche una sfogliatella che mi piace tantissimo, e ancora il pane al cioccolato e una brioche alla marmellata. Io comunque non sono convinta al 100% di aver azzeccato l'outfit, perché è vero che il meteo andava caldo e bellissimo, però vedendo il tempo che c'è qui e siamo quasi arrivati a Torino, sono un po' dubbiosa. Ma forse in realtà è solo un po' di nebbia che si sta piano piano diradando. Incredibile, non mi sembra vero di essere riuscita a arrivare a Torino dopo le mille peripezie di questi giorni. Non vedo l'ora di filmare tutti i contenuti che ho in mente. 10 minuti al massimo e dovremmo essere alle gru. Adesso finisco di ricontrollare la lista delle cose da fare. E ce l'abbiamo fatta, arrivati adesso a Torino. Effettivamente, ricontrollando la lista, potrei aver esagerato un pochino con le cose che mi sono prefissata di fare. Secondo me tutte non riusciremo, però spero almeno in una buona parte. Infatti non vorrei perdermi via in chiacchiere troppo lunghe, recuperiamo la borsa e andiamo, così inizio a fare tutto con calma, anche perché vorrei tornare a casa più o meno nel tardo pomeriggio, insomma prima dell'ora di cena, così riesco a preparare anche tutte le altre cose senza troppa fretta. Comunque io vi aggiorno strada facendo, così anche nel vlog potete vedere un po' il dietro le quinte. Alla fine comunque con l'outfit ci ho azzeccato alla grande, in macchina faceva abbastanza caldo ma qui si sta bene col blazer. Comunque adesso entriamo e diamo il via a questa giornata. Ovviamente prima di fare qualunque altra cosa diretto da Zara. Ho già fatto un sacco di danni da Zara e adesso prossima tappa Primark. Ho già fatto un sacco di danni da Primark e ho trovato anche la collezione con Make Up Revolution, quindi sicuramente prenderò un po' di cosine. Altro mini danno appena fatto da Foot Locker, appena arriviamo a casa vi faccio vedere tutto. Sono passate solo un paio d'ore e questa è la situazione della macchina, però sono già riuscita a registrare due contenuti. Siamo venuti a fare una mini tappa in macchina perché volevo appoggiare i sacchetti e poi volevo togliere la giacca perché qui fa veramente caldissimo, e adesso mi metto a preparare la postazione video alternativa. Considerate che oltre alla vlog camera con cui vi sto parlando adesso ho portato anche quest'altra fotocamera, perché voglio appunto filmare un altro video. Per questo oggi non pranzeremo insieme, ma in realtà posso, secondo me, già farvi un mini spoiler, perché tanto in teoria questo vlog
uscirà dopo quell'altro video, perché essendo un video assaggio di novità preferisco pubblicarlo appena lo registro. E quindi sì, non so perché sto facendo così tanto la misteriosa, in realtà sarà appunto un video assaggi novità, ma in questo caso novità del McDonald's. E qui mi fermo perché tanto appunto dovreste averlo già visto. Quindi ora è tempo di preparare il cavalletto e la videocamera, rientriamo a prendere il pranzo e poi noi ci rivediamo qui tra un'oretta e mezza, ma ci saremo già visti nell'altro video. Mini spoiler, ci è piaciuta così tanto questa ciambella che siamo tornati a prenderne un'altra. Mini aggiornamento delle 15, sono a buon punto praticamente con tutte le cose che avevo in programma di fare. Mi mancherebbe solo un altro contenuto, però probabilmente quello dovrò abbandonarlo. Niente da fare, questo era un segno, la videocamera si è completamente spenta e non riesco a ricaricarla nonostante abbia il cavo. Anche questa da cui vi sto parlando è abbastanza scarica, quindi a questo punto ci rivediamo a casa. E dopo mille peripezie, era tantissimo secondo me che non dicevo questa frase, però effettivamente è stata una settimana, come vi ho detto, piena di cose belle ma anche di cose abbastanza pesanti. Oggi niente di pesante, niente di che, però effettivamente a un certo punto, l'avete visto, io stavo parlando, la videocamera ha deciso di abbandonarmi. Ovviamente anche l'altra era messa abbastanza male perché ci avevo registrato tutto l'altro video e in quel caso purtroppo, cioè pensando che non servisse, non avevo portato il cavo, perché ovviamente non sono assolutamente uguali, cioè il cavo di ricarica di questo ha ancora un ingresso di quelli di un po' di tempo fa, mentre questa nuova videocamera ha l'ingresso USB-C, quindi quello classico, proprio identico a quello del mio telefono. Infatti non avevo neanche più batteria in quel telefono, quindi mi sono ritrovata con la videocamera che non funzionava, l'altra videocamera praticamente inutilizzabile, e poi ho provato a mettere in carica questa, ma con il caricabatteria, quindi con l'uscita USB della macchina, non voleva saperne. Perciò ho tirato un sospiro di sollievo, sono tornata a casa, vi ho messi in carica per pochissimo tempo, intanto ho mandato due email e adesso sembra funzionare di nuovo. Perciò spero vivamente di riuscire a finire questo vlog, perché voglio assolutamente pubblicarvelo, oltretutto ci tenevo un sacco a farvi vedere un po' il dietro le quinte, in generale tutta la giornata che ho passato. Devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, non sono riuscita appunto a filmare tutti i contenuti che volevo, ma ne ho filmati la maggior parte e soprattutto ho proprio imparato a reagire in modo positivo anche quando succedono questi imprevisti, o comunque anche quando non riesco effettivamente a portare a termine tutto quello che mi ero prefissata. Anche perché poi, ve l'ho detto stamattina appena arrivati, mi sono resa conto che effettivamente avevo chiesto un po' troppo, o comunque avevo un po' esagerato nel fissare tutte le cose da fare, perché non avevo considerato gli imprevisti e in più non avevo considerato il fatto che non volevo fermarmi a Torino oltre una certa ora, perché altrimenti il venerdì trovo sempre tantissimo traffico a tornare in valle, e in più avevo anche queste due cosine di lavoro da fare, sapevo che quelle non mi avrebbero portato via chissà quanto tempo, però volevo tornare a un orario abbastanza furbo, diciamo, e su quello ci siamo riusciti perfettamente. E in più ho visto che alcune cose, o comunque soprattutto un contenuto in particolare, non riuscivo a registrarlo, mi sono detta va bene, lo registrerò poi la prossima volta che sarò in zona. E questo è per documentare i grossi passi avanti che secondo me in tutti questi anni ho fatto e soprattutto che ultimamente sto facendo. Però visto che intanto mi sembra che la videocamera stia reggendo, direi che vi mostro tutti gli acquisti di cui vi parlavo stamattina, mentre tutte le cosine che ho comprato oggi ve le mostrerò sicuramente in settimana, però facendo dei video dedicati, perché ormai le giornate si sono anche un po' accorciate, quindi vorrei farvi vedere tutto con molta calma e farvi vedere tutti i vari capi indossati. In più ho anche in mente, ma non voglio dirlo troppo forte, un video un po' speciale in cui appunto parliamo assolutamente di shopping, ma magari riuscirò a coinvolgere un ospite per registrare un format che mi è sempre piaciuto tantissimo, ma che effettivamente non filmo da un sacco di tempo. E sono arrivata a dire questo, no, perché in realtà volevo farvi vedere appunto tutte le altre cose che invece ho comprato o comunque sono arrivate questa settimana e di cui vi parlavo stamattina. Inizierei intanto con questo unboxing che in realtà vi ho già spoilerato su Instagram e poi è tipo una costante dei miei vlog quando inizia l'autunno. Infatti anche quest'anno ho preso un nuovo paio di UGG, e questi qui sono proprio gli UGG Taz Platform, non ricordo il nome del colore, ma sono di questo beige leggermente più chiaro rispetto ai classici UGG che mi vedete comprare e ricomprare ogni
anno. Questo modello l'ho preso anche l'anno scorso nel colore classico con tutti questi inserti in rosso e l'ho usato veramente tantissimo, ma lo sapete anche dai vlog, quindi non potevo non prendere questa versione platform che è pazzesca, anche perché è un platform intermedio tra appunto quel modello sempre così a ciabattina che usavo l'anno scorso, che è proprio bassissimo, e i miei UGG, quelli più grandi platform. Cioè questa via di mezzo secondo me è davvero perfetta. Quindi sì, sono un modello un po' diverso dal solito, ma comunque non troppo particolare, quindi secondo me utilizzabili in tantissime occasioni. Questi ho fatto fatichissima a trovarli, cioè erano esauriti praticamente ovunque. Per fortuna però c'era ancora un 37 su StockX, quindi l'ho preso come un segno e li ho ordinati subito. Come al solito hanno impiegato circa 8-10 giorni per arrivare, perché sapete che comunque c'è sempre il passaggio con il controllo qualità per certificare l'originalità del prodotto e la provenienza, e poi li ho ricevuti praticamente a inizio settimana scorsa, quindi volevo aspettare di filmare il vlog per poi iniziare ad usarli. Anche se in realtà a volte non fa ancora così freddo, cioè non c'è ancora bisogno di mettere gli UGG, però per me l'inizio dell'autunno corrisponde proprio a iniziare a utilizzarli, e quindi già non ce la facevo più ad aspettare. Ora che ve li ho fatti vedere nel vlog posso iniziare ad usarli. Proseguiamo con quest'altro unboxing di motivi che in realtà vi avevo già spoilerato sull'altro social, quindi anche qui vado velocissima. E da motivi appunto ho preso la nuova borsa in collaborazione con Elisa Maino, che è la Lilo Bag, e sinceramente ho visto che ci sono opinioni discordanti su questa borsa, ma a me piace moltissimo, soprattutto perché trovo che sia un modello totalmente diverso da tutti gli altri. Mi piace tantissimo il fatto che abbia questo effetto un po' puffoso, diciamo, comunque morbidoso, non so bene come definirlo, e mi piace molto il fatto che sia lucida e ricordi tantissimo i piumini che indosso durante l'inverno. Oltretutto è molto particolare anche per quanto riguarda la cerniera interna, perché ce n'è una piccolina da questa parte mentre l'altra parte rimane totalmente aperta, e ha anche un ulteriore scomparto in cui inserire le cose. Quindi appunto a me sinceramente piace moltissimo, infatti ho fatto di tutto per averla, l'ho addirittura ordinata online mettendo la consegna in negozio, sono andata poi a ritirarla nei negozi emotivi che c'è dentro al centro commerciale Pavone, insomma lì a Livrea. È caduto un po' di tutto, ma non facciamoci caso, ho creato il mio solito disagio facendo i vari unboxing. Comunque a me piace un sacco, appunto ho letto opinioni discordanti, ma io trovo che sia veramente molto bella e perfetta per l'autunno-inverno. Probabilmente ultimo unboxing prima che la luce mi abbandoni del tutto, in questo caso è di Pandora ed è un regalo che ho ricevuto proprio dal brand. E si tratta di questo bellissimo ciondolo del Re Leone, perché Pandora in occasione dei 100 anni di Disney ha festeggiato dedicando proprio una collezione a tutti i personaggi, e io ho ricevuto appunto il Re Leone, che mi ricorda molto Moichi, ma in generale i Moitini. Tra l'altro è stato un regalo super inaspettato, infatti sull'altro social avete visto la mia reazione, cioè proprio ero totalmente incredula. E vi dicevo, probabilmente ultimo unboxing un po' perché la luce sta peggiorando di minuto in minuto, e sapete che nei vlog non mi piace mettermi poi in postazione, accendere le luci e fare tutto come se fosse un classico video, perché secondo me i vlog devono essere molto più naturali, cioè sarebbe totalmente innaturale pensare di salire e mettermi a fare tutta l'altra parte di unboxing in postazione, cioè non mi verrebbe proprio naturale. Però va bene così, in realtà è di nuovo secondo me un piccolo segno del destino, perché è effettivamente piuttosto tardi, come vi dicevo a inizio giornata, stasera iniziano le prove libere della Formula 1 che poi guarderemo tutto il weekend, quindi voglio cambiarmi, sciacquarmi alla veloce e poi iniziare a pensare alla cena, così non finiamo di mangiare troppo tardi e possiamo seguire meglio tutta la diretta. In ogni caso io continuo ad essere scioccata per quanto riesco ultimamente a reagire bene a tutte le cose che succedono, cioè penso che se anni fa la videocamera avesse deciso di interrompersi così, di non caricarsi più, di smettere di collaborare, avrei proprio lasciato perdere, non avrei più cercato di continuare il video. Invece oggi, nonostante non avessi nemmeno finito di fare tutto, ho preso la cosa con molta filosofia, sono tornata a casa e magicamente la videocamera ha iniziato a caricarsi e quindi a funzionare di nuovo. Spero che non siano le ultime parole famose e che non mi abbandoni proprio prima della conclusione del vlog, però non pensiamoci ora, che sennò me la buffo da sola. Finisco di cambiarmi e poi prepariamo la cena. Cena quasi pronta, stasera orecchiette con salsiccia e broccoli. Comunque io sinceramente non vado d'accordo probabilmente con questa tipologia di pasta, cioè
proprio non ci capiamo. È la quinta o sesta volta che riprovo a farla da quest'estate, quando l'avevo mangiata in Puglia, ma ogni volta c'è sempre qualcosa che va storto. Questa volta, secondo me, non avevo fatto cuocere a sufficienza la salsiccia. Però vabbè, sbagliando si impara, e intanto siamo giunti al termine di questa giornata, che è una cosa che mi sembrava impossibile. Cioè, devo solo praticamente finire la skincare e poi ci siamo. Qui è tutto pronto e stasera facciamo un collasso collettivo alternativo e molto diverso dal solito, perché sinceramente tremo. Adesso magari non si vedrà ora, però con la videocamera in mano secondo me si notava tanto e non riuscivo a concentrarmi su quello che vi dovevo dire, perché continuavo a pensare non devo tremare. Non so se ve l'ho già detto, ma ogni tanto è una cosa che mi ricapita, nonostante la cura stia andando bene. Ci sono dei momenti magari in cui sono particolarmente stanca o particolarmente agitata, o anche in generale momenti così a caso, quindi non so dirvi quale possa essere il motivo oggi, però visto che tremo o comunque non mi sento stabile come al solito, ho preferito posizionarvi lì e fare il collasso direttamente da lontano, così riesco a parlare senza distrarmi per cercare di fare qualcosa di decente. In questo modo sono tranquilla, infatti vedete che nonostante sia parecchio stanca e comunque nonostante manchi pochissimo all'inizio di tutto, sono qui tranquilla che vi parlo perché non mi devo concentrare su nient'altro. Però appunto ci tenevo a dirvelo, anche se in realtà potrebbe diventare anche un collasso definitivo, cioè sempre collasso collettivo, ma potrebbe essere una posizione che non è niente male. Cioè non ci avevo mai pensato e invece oggi mi è venuta questa illuminazione. Vedete che alla fine anche dalle cose magari appunto meno divertenti o meno belle ne escono poi altre che secondo me non sono niente male. Queste ovviamente saranno le ultime parole famose, non ho ancora messo le clip nel computer, quindi scoprirò tutto domani o comunque nel weekend, perché poi voglio pubblicarvi il vlog il prima possibile. Però sì, mi sto di nuovo perdendo via, quindi proviamo questo nuovo collasso collettivo. 3, 2, 1 e buonanotte, a domani!